internazionale, il precedente governo di Hamas, ecco, anche accentuando i rischi di una guerra civile tra i palestinesi. Abu Mazen ha cercato di rassicurare israeliani e americani sulle intenzioni di pace del suo nuovo governo e soprattutto di convincerli che una guerra civile palestinese andava comunque evitata. Tornerà presto a incontrare Olmert e la Reis e quindi il suo tentativo sembra oggi in parte riuscito. Questa mattina per un'ora e mezza Parigi ha temuto di essere al centro di un attacco terroristico. L'improvviso malore di un'impiegata addetta allo smistamento della corrispondenza dell'ambasciata canadese a Parigi ha fatto scattare l'allarme. La zona in pieno centro è stata isolata e gli uomini della polizia scientifica sono intervenuti in forze. Ma l'analisi del contenuto della lettera sospetta non ha trovato tracce di sostanze tossiche. La politica italiana, per il governo sarà una settimana delicata, densa di appuntamenti, temi più scottanti, la missione italiana in Afghanistan e le scelte di politica estera. Sentiamo Roberto.